diamo subito inizio all'incontro di questa sera sulla tempesta nella regia di Alessandro Serra. Per meglio dire, l'incontro verte non tanto sullo spettacolo, intorno al quale è stato organizzato già un incontro con il regista e la professoressa Federica Mazzocchi l'anno scorso, durante la stagione precedente, ed è disponibile online, ma sulla pubblicazione che ha seguito la realizzazione dello spettacolo. La tempesta dalla scrittura, dal testo alla scrittura di scena. Allora, il modo forse migliore per avviare questo incontro intanto è ringraziare il pubblico, il regista Alessandro Serra del suo tempo, gli attori della compagnia che ho visto e che so essere qui, molto calorosamente, e il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino che rende possibili queste occasioni di approfondimento intorno e a partire dagli spettacoli della stagione, consentendo così il tempo per una discussione, un dialogo che è davvero aperta, e abbiamo qui un microfono poi per eventuali domande. Allora, per dare il benvenuto ad Alessandro Serra, ho pensato di iniziare l'incontro con una brevissima lettura tratta dall'introduzione che egli ha posto nel testo in dialogo con Antonio Moresco. Che cos'è, qual è la grandezza di Shakespeare per Alessandro Serra? Shakespeare non è un romanzo, non è fiction, è vita vera, vita vivente. Il pensiero di Shakespeare è uno specchio che lui forgia e pone di fronte allo spettatore elisabettiano e a noi oggi. Per questo, quando si assume il mandato scritto nelle sue parole, quando cioè deponiamo lo specchio di fronte allo spettatore, ciò che accade è che spesso la vista di noi stessi ci risulta insostenibile. Da qui nascono i suoi squisiti dispositivi scenici, le sue diavolerie narrative, la sua volgarità, gli ammiccamenti, la comicità, tutti viatici per condurre lo spettatore di fronte al proprio mistero. Gli stessi cliché sono esche per l'anima per poter condurre lo spettatore al cospetto dell'archetipo. Leggendo queste parole ho creduto di trovare una chiave per il passaggio che va dal testo alla scrittura di scena. Allora, per iniziare io l'incontro, vorrei qui domandare ad Alessandro Serra cosa esattamente innanzitutto intendi per scrittura di scena. È un po' complicata la risposta. Diciamo che è un processo alchemico, dove la parola può fare un po' paura, ma significa semplicemente, almeno come la leggo io, trasformare una materia in un'altra. E quindi ciò che dovremmo fare, che siamo chiamati a fare, laddove fossimo carenti di genio come Shakespeare, cioè laddove io non riesco a scrivere un testo come La Tempesta o come Rellia, e quindi decido di lavorare su un testo, è trasformare questa letteratura, questa pagina scritta, qualcosa di vivo. Questa è la scrittura di scena, cioè ritornare ad un linguaggio che è fatto di corpi, di energie, di voci, di suoni, di musica, di danza, e non delle semplici parole stampate su un testo. Uso la parola stampata perché quelli che hanno fatto molto danno sono proprio gli stampatori. Cioè, voi dovete immaginare che questo signore scriveva per la sua compagnia, ma intanto il suo obiettivo non era, cioè non pensava di essere Shakespeare. Era un attore piuttosto anche squattrinato, un campagnolo, anche molto deriso per la sua bassa scolarizzazione, che lascia la sua famiglia, mette incinta una donna più grande di lui, se ne scappa a Londra a fare l'attore e cercare fortuna. Quindi, cioè, capite che intendo, insomma, quella è la sua origine. Un bracconiere, come lo definivano i suoi. Il
quale andava veramente a rubare e ad attingere anche agli altri spettacoli, rubava storie, trame, personaggi, persino battute, andava a vedere uno spettacolo, ah bella questa battuta, la segno, la infilo nel prossimo, la metto nel prossimo, la cambio un po' e la metto nel prossimo. Ora sicuramente aveva un certo talento poetico, su questo non gli si può, questo gli va riconosciuto, insomma, ma la carica, come dire, vitale aveva a che fare con, come dire, con delle pulsioni piuttosto basse, e cioè sbarcare il mare, e cioè guadagnare soldi, tanto più che lui diventa a un certo punto socio della sua compagnia, e quindi ci si impegnava proprio a scrivere cose interessanti, perché più questi testi avevano facevano presa sullo spettatore, più lui guadagnava in percentuale. E quindi una sorgente di tanta bellezza era proprio la sopravvivenza, che in questo cioè, tutti i grandi drammaturghi, tutte le grandi compagnie hanno in comune questo. Pensate al nostro Edoardo De Filippo, insomma, no? Cioè Edoardo andava a teatro a incasso, capite che voglio dire, no? Quindi più riempiva il teatro più guadagnava, ed è bello sentire questi grandi maestri, questi poeti immensi, irraggiungibili, parlare di incasso. Edoardo diceva: io sto dietro al sipario e dal brusio capisco quanto incassiamo stasera. Questa può sembrare una cosa piuttosto volgare, invece è una cosa assolutamente vitale, perché il denaro è energia. Poi certo andrebbe spesso con una certa intelligenza, però insomma di fatto il denaro è energia. L'altra grande sorgente è la compagnia, cioè loro erano una compagnia teatrale ed erano molto legati tra di loro, anche da un legame d'affetto, voglio immaginare, insomma. Questo dice: come fai a saperlo? Chi te l'ha detto? No, io non so, io ovviamente l'ho letto nelle sue biografie, e i suoi biografi lo deducono dai testamenti, perché quando morivano lasciavano in eredità ai figli, che ne so, ad esempio muore l'attore X e lascia al figlio dell'attrice uno strumento musicale, un pezzetto di terra, capite che voglio dire? Da questo si capiva, e poi soprattutto il fatto che erano sempre gli stessi per molti anni. E quando scrivevano i copioni, non è che c'era la SIAE, non è che pensava poi un giorno mi pubblicherà Feltrinelli, quindi stiamo attenti a quello che scrive. No, erano spettacoli che duravano poco, no? Anche quando Sofocle ha scritto l'Edipo Re, pensava mica di scrivere il più grande testo della storia dell'umanità. Scritto, fatto, basta, finito, è morto, non è che poi lo rifacciamo, andiamo in tournée, è finito. Capite che voglio dire, no? E il problema è che questi copioni, che erano, io, cioè, se qualcuno di voi fa teatro sa cosa intendo, i copioni sono semplicemente degli appunti, quindi mi devo ricordare la battuta, qui entro io, qui faccio queste cose, poi ci sono degli spazi enormi che non venivano scritti, perché non c'era bisogno di scriverlo, non c'era bisogno, quindi scrivevano soltanto ciò che avevano bisogno di ricordare a memoria, no? E quindi già il copione di per sé è qualcosa di piuttosto misero rispetto allo spettacolo. Adesso sto per dire una cosa, insomma, che ripreso, tanto ormai la carriera è finita. Quello che ha fatto più danni di tutti quelli che fanno del suo lato, diciamo così, no? Degli intellettuali, dei professori, è stato Aristotele. Il primo, chi esercita l'intelletto, dai. Il primo è stato Aristotele, perché anche lui, che ha scritto di una cosa che non conosceva, che la poetica, lui parla di cose che non è mica un attore, mica un regista, ne sapevano. Tra l'altro non è che andava in scena a vederla, no? Cioè, penso che l'Edipo Re fosse 100 anni prima degli anni in cui lui si è messo a scrivere la poetica, no? Non me ne sto andando da un'altra parte, ma vorrei soltanto precisare che lui ha omesso nella poetica le cose più importanti, che sono lo spettacolo. E tutto l'aspetto spirituale e religioso, come se non ci fosse, e invece sono i due elementi fondanti, anzi questi due elementi quando si uniscono creano una tragedia greca. E così gli stampatori, quando hanno cominciato a stampare questi volumi, hanno cominciato a fare danni, cioè hanno cominciato a prendere delle scelte, no? Ad assumersi delle scelte anche da un punto di vista linguistico, anche rispetto alle parole, alla musicalità delle parole, non avendo nessuna esperienza teatrale, hanno normalizzato Shakespeare da un punto di vista intellettuale, che è una roba, è come una persona che non conosce la musica che pretende di scrivere le opere di Mozart,
potrà mai fare, voglio dire, no? Poca roba. E hanno, hanno cambiato le parole, ad esempio, quindi cioè, non solo hanno assemblato come meglio credevano, ma hanno cambiato le parole. E... perché l'inglese che usava Shakespeare era un inglese molto, molto contaminato, l'hanno oxfordizzato Shakespeare, mettiamo così, l'hanno oxfordizzato. Pure questa roba che gli attori inglesi recitano to be or not to be, this is the question, non è vero niente. Si sono inventati questa cosa, ma non è stato ampiamente dimostrato che non è affatto così. Perché la musicalità era nelle parole, quindi a proposito di musicalità, la parola music, music, era music, che è qualcosa che ricorda più quella francese, insomma, no? Shadow era shadowy. Sentite che è proprio un'altra roba, sembra già un canto, shadowy. E adesso però sono un ignorante dal punto di vista inglese, potrei fare tantissime citazioni, insomma, no? E, quindi la domanda è cos'è che ci rimane? Cos'è che resta? Resta qualcosa che va riacceso. Come sapete quando il caminetto si sta per spegnere che c'è una piccola brace? Ecco, resta quello. E da quella piccola brace si può riaccendere un incendio. E questa è la scrittura di scena. Questa è la scrittura di scena. Questo si fa, secondo me, come dire, risalendo alle sue due più grandi necessità. Ci sto pensando adesso mentre me lo dico, non ci ho mai pensato, dico, però quasi, sembra quasi intelligente quello che sto per dire. E cioè la necessità di riempire i teatri, e quindi l'aspetto economico, e la compagnia, come sorgente primaria di scrittura di scena. La compagnia, per questo la mia scrittura di scena non esiste. Non è che la faccio a tavolino la scrittura di scena, la scrittura di scena la faccio in scena, cioè la faccio con gli attori, la faccio attraverso gli attori. Per tutto, mi occupo di tutti il linguaggio, cioè delle le musiche, i suoni, la recitazione, gli oggetti, la scenografia, tutto. Perché solo così posso in qualche modo provare a riaccendere questa fiamma, a ritornare ad un'opera d'arte teatrale e non letteraria, perché quello è, insomma, ecco, il dramma è quando si crede che quella sia un'opera, la tempesta di Shakespeare pubblicata da Einaudi, ma non lo è affatto. E nonostante tutti questi attacchi, che ne ha subiti tanti, ovviamente dentro resta qualcosa di estremamente prezioso. Per cui se voi leggete il Giardino dei Ciliegi è più o meno come l'ha scritto Shakespeare, Chekhov, ma se voi leggete la tempesta, o Re Lear, o Amleto, non è per niente come l'aveva scritto lui, no? Soprattutto Amleto, praticamente se lo mettete in scena dura 4 ore e mezza. Se tu pensi che i suoi spettacoli duravano meno di 2 ore, già questo ti fa capire che quel testo lì non è un copione, è una cozzaglia di cose trovate in giro, no? Per questo è un capolavoro. E ecco, non so se ho risposto, ma più o meno. Sì. Questa secondo me è la scrittura di scena. E da le cose che hai detto, danno lo spunto per precisare meglio, forse. Avendo letto il libro, ho ritrovato adesso nelle cose che hai detto alcuni temi che sono presenti nel libro. Allora, intanto il libro si struttura in diverse parti. Dopo un'introduzione segue la traduzione integrale da Shakespeare, che hai fatto con la consulenza di Donata Feroldi, la scrittura di scena, che è presentata come una fotografia di questo che si può chiamare forse copione, diciamo, a un certo punto del lavoro dello spettacolo teatrale, poi è già passato un anno, sarà andato avanti forse, e poi una testimonianza della traduttrice Donata Feroldi che riflette sull'approccio diverso di un traduttore al testo rispetto a quello di un regista, quindi il traduttore che cerca un'autonomia del testo a prescindere dalla realizzazione, cioè senza il vincolo della realizzazione, e invece il regista che continuamente pensa per immagini. E infine un denso, ricco saggio che guarda fuori sogna, che guarda dentro si sveglia, nella forma di un'intervista di Alessandro Toppi. Tu dai me dell'intellettuale, ma in questo saggio non si sprecano i riferimenti a autori del Novecento. Ma mica è un'offesa intellettuale, eh? Da Simone Weil a Benjamin, e anche a riferimenti teatrali importanti, Grotowski, a maestri della regia, Cantor, De Croo. Emerge, io ho letto così in questo libro, una nostalgia di un senso profondo del fare teatro che quasi la tempesta ha concesso il pretesto come ricerca per voi. Una riappropriazione di senso e di significato oggi, una ricerca di senso, in un momento in cui
a vederla con Prospero, il senso a un certo punto sembra che sia completamente persa dalla nostra umanità. Bene, però poi c'è il teatro, ecco, ci sono allora delle traduzioni assai forti. Allora, per chi non avesse visto lo spettacolo, gli attori agiscono sulla scena e talvolta parlano in dialetto napoletano. E questa scelta a cosa è stata dovuta, anche considerata la tua precedente esperienza con il Macbettu, celebre spettacolo, dove la lingua madre invece era la lingua sarda? Allora, il passaggio in questo caso al lavoro della lingua, io intuisco nel segno della musicalità. Ci puoi dire qualcosa di qua? Sì. Allora, intanto nel testo loro sono entrambi napoletani. Nell'epoca Napoli non era proprio Napoli, era un po' più, arrivava fino alla Puglia, insomma, no? Quel regno lì. E quindi mi metto da parte, che è un'informazione molto, molto forte nel testo, no? Poi sono di un livello sociale piuttosto basso, viva Dio, e quindi questo ci consente una grande libertà. A proposito di traduzione, ad esempio la traduzione di Lombardo, che secondo me è il miglior traduttore che abbiamo avuto in Italia, e forse questa è quella che gli è riuscita meno bene. Che poi è un paradosso, perché gli è riuscita meno bene una traduzione che ha fatto per la scena, perché l'ha fatta per Strehler. Però oggettivamente, questa è la mia opinione, insomma, potrei anche argomentarla, ma insomma non interessa a nessuno. Però anche perché li ha fatti veneti, li ha fatti uno, insomma, ha preso due maschere della commedia dell'arte. È stata un po' una trovata registica, bella, brutta, felice, infelice, non lo so, ma di fatto non è una traduzione rigorosa o filologica, insomma, no? È proprio una trascrizione di un altro copione. Rispetto alla musicalità è chiaro che è così, non è un caso che vi abbia accennato a questo inglese shakespeariano estremamente musicale e estremamente ricco anche nella forma, anche Shakespeare ha inventato tanti, cioè la parola critico a proposito di intellettuali l'ha inventata lui, non esisteva prima, la parola manager l'ha inventata lui, insomma, è un po' il nostro Dante, no? Sai che quei tre lì si sono inventati il 70% delle nostre parole. Il problema dell'italiano è che non esiste, è una lingua che non esiste, è una lingua che è stata inventata a tavolino, cioè nessuno parla italiano, l'italiano l'hanno inventato dei grandi poeti e lo ha massacrato la televisione, perché c'è da dire che il linguaggio che noi conosciamo è un linguaggio anche molto, l'alfabetizzazione dell'Italia è venuta attraverso la televisione, insomma, è un dato oggettivo. Cioè abbiamo queste le lingue, teniamoci questa, insomma, no? È meraviglioso, ma non è una lingua che nasce nel popolo, tra la gente, e quindi non nasce nel corpo, e quindi, come dire, non dà la sensazione di sentire un canto. Se voi andate appunto a Napoli, in Puglia, a Bari, o in Sardegna, o in Veneto, o in Friuli, voi sentite dei canti. Voi andate in un bar, in Friuli, in un bar delle montagne, e dici, ma questi di dove sono questi? Non sono italiani, no? Poi gli chiedi il caffè, ti prego, vuole il caffè? Sì, però fino a un attimo prima cantavano con dei suoni assurdi, insomma, no? Ma dico suoni perché se voi andate in Calabria, sembrano arabi, cioè, anche il suono è proprio diverso. Dicevo il mio sergente che ci urlava in faccia, ma è lima loro! E io dico, sì, ma è lima loro, ma cioè, significa la finiamo o no? Più o meno, io vado così, ma c'era questa roba qui, che non c'è niente, non capite come dire, il primo parere del sardo, eccetera. Tutto questo in teatro è una meraviglia, perché diventa suono, diventa canto, diventa armonia, diventa polifonia. E quindi ho chiesto ai due attori che sono presenti in sala di tradurre così direttamente mentre improvvisavamo anche ad un altro napoletano che gli faceva un po' da consulente drammaturgico, che è Valerio, che possiede la capacità della trascrizione, perché pure questo è un altro grande dono, insomma, no? Di parlare in napoletano e in pugliese, tant'è che la cosa interessante è che i due parlano uno napoletano e uno pugliese, no? E anche quando litigano è molto buffo, perché si sentono questi due suoni meravigliosi e non si capisce nulla, insomma. Ecco, questo è un po' quello che cerco di fare con l'italiano, è di ricreare una musica, di
di inventare una musica di volta in volta, quindi di creare delle partiture vocali tale per cui possono essere più cantate possibile. È chiaro che oggi la prosa si sta un, po- sta un pochino scemando verso la fiction, no? Scemando nel senso che sono scemi quelli che la fanno, nel senso che perché hanno questo, questo dispositivo incollato sulle loro, ogni tanto lo fanno sbucare, non ci state mai da dove gli sbuca, no? Poi questa roba qua li autorizza a parlare così, ciao ti amo, non ho capito che io non li capisco, neanche quando li vedo in televisione li capisco, no? E questa roba qui è chiaro che la musica si spegne il corpo, si spegne la musica, insomma, no? È il teatro, come diceva Bergman, è il teatro che si vergogna di essere teatro. Allora noi nel nostro piccolo, molto umilmente, cerchiamo di non usare i microfoni, e quindi quando non usi il microfono ovviamente cambia tutto, cambia, insomma, no? Comincia a vibrare il diaframma, il corpo si infiamma. Il paradosso è che tutti in questi anni mi ritrovo a parlare di teatro con quelli che ho odiato da giovane, che sono quelli che chiamavo i tromboni, Lavia, Popolizio, Corsini, Branciaroli, che io li odiavo proprio, per me erano i tromboni del teatro. Poi ho capito, dico, ma il trombone è uno strumento musicale, mica facile suonare il trombone, insomma, suono tu il trombone, voglio dire, no? E infatti mi ritrovo con questi 80enni, 85enni, 87enni che vanno in scena in un teatro da 1800 posti senza microfono. Ed è veramente impressionante questa cosa, ve lo posso garantire, perché bisogna veramente sacrificarsi, nel senso spingere davvero, infiammare, è un atto fisico, quasi atletico. Arturo lo chiamava l'atleta del cuore, chiamiamolo così, ma insomma, magari non ne hanno coscienza, non sanno neanche dell'esistenza di Arturo, ma in realtà quello stanno facendo. Ecco, questo è un po' il motivo per cui ho una grande simpatia per le lingue vive parlate, che non siano appunto morte, ecco. Il morto orale, il Carmelo bene. E poi il morto orale che cos'è? Quando una roba, se io dovessi scrivere quello che mi urlava nelle orecchie il mio sergente, come faccio a scriverlo? Ah, in imma l'uomo, ma pure posso scrivere ah, in imma l'uomo, ma non lo puoi scrivere, è intrascrivibile, capite? Voglio dire, no? Che il suono non si può trascrivere. Questo è anche il greco antico, sì, sappiamo come si pronuncia, sappiamo la metrica, ma non sappiamo il suono. Quello è divertente. E come cercare di coniugare immediatezza, cioè immediatezza veramente, e musicalità. E allora ecco che le antiche lingue dialettali offrono lo spunto. E ma in realtà, un paradosso, perché in realtà l'italiano non è una lingua, il sardo è una lingua. Cioè è più lingua il friulano che l'italiano, cioè è come se fosse una, capito, come si dice, quello è un dialetto, come se valesse meno della lingua. Questo già ti dà la misura dei danni che hanno arrecato questa, da un punto di vista musicale, dico, e poi dal punto di vista letterario non lo so, non posso aspettarmi a giudicare, però di fatto dal punto di vista musicale il fatto di considerarsi inferiore all'italiano, tra l'altro il sardo è una lingua, cioè è riconosciuta come tale, insomma, come il friulano, credo, no? Però ad esempio il napoletano no, il che è assurdo. C'è una letteratura teatrale napoletana meravigliosa. Che Edoardo sapeva perfettamente che dietro ogni parola c'era un suono, no? E laddove non c'era lo metteva lui. Quando apriva la cosa, quando si risveglia, è tutto suono, è una roba meravigliosa. Scusa, tutto. No. Beh, interessante, quindi davvero approdate a delle scelte sulla base del lavoro di gruppo. E questo vale anche per le scelte che riguardano le soluzioni sceniche? Io direi che lo spettacolo, come anche si spiega nel libro, è costruito sulla luce e sull'ombra, su uno spazio nudo, una tavola di legno, su pochi elementi scenici, pochi accessori. Dunque, eppure questa apparente povertà non limita, anzi rende possibile una grande varietà di soluzioni sceniche estremamente impressionanti sul piano visivo. Come arrivate a queste soluzioni nel vostro lavoro di gruppo? Perché va anche detto che nel libro racconti di aver lavorato mesi nella ricerca, individualmente, poi c'è stato il lavoro di gruppo e infine il concentrato, il denso succo emerge come la scrittura di scena e lo spettacolo. E come arrivate
come costruite questo spazio scenico dentro cui agite di volta in volta? Infatti il testo, la scrittura di scena è ricca di interessanti didascalie, tra cui anche le scelte musicali. Sì. Allora, da dove partite? Dal fare un passo? No, in realtà è molto semplice, poi lo cerco di insegnarlo quelle rare volte in cui tengo dei laboratori, non ho segreti per nessuno, neanche meno per gli attori o per gli allievi. E, sì, cioè, ci sono molti mesi di studio da parte mia, no? Anche un anno posso studiare su un testo, no? E questo per conoscere bene il testo, perché vuol dire, nel caso di Shakespeare è ancora più divertente, perché siccome è un uomo di teatro, un uomo di scena, io quando comincio a capire il testo, soprattutto partendo dall'inglese, quando comincio a capire cosa voleva dire, gli ecco perché ha fatto così, e allora come avere un testo a fianco, parallelo, è come avere delle informazioni che non ci sono nel testo, e questo lo trovo nelle parole, ma lo trovo solo perché lui è un attore, e perché ho un ventaglio di esperienza e riesco a leggere. Fatico, non è facilissimo, bisogna leggerlo, rileggerlo, tradurlo, capire esattamente quella parola, poi indagare perché ha detto quello rispetto agli spettatori. E tutte queste informazioni che io espianto dal testo le metto come l'altro giorno, ho portato un orologio vecchio che ho dall'orologiaio, mi ha mandato la foto, l'ha smontato tutto, tutte le rotelline, gli ingranaggi, mi ha mandato la foto, l'orologio che ho ereditato, da cui sono molto affezionato, no? Faccio la stessa cosa fondamentalmente col testo, insomma. E poi do tutto letteralmente in pasto agli attori, cioè dal secondo giorno di prove in poi non c'è qualcosa che so io che non sanno gli attori, capite che intendo, no? Non ci sono segreti. E, è chiaro che c'è una strategia per quanto riguarda le luci, la recitazione, il canto, la drammaturgia, lo spazio, gli oggetti, per cui da questa strategia non si esce, no? Ad esempio, se io decido che questo è un oggetto scenico, e non è cioè non è scelgo il primo che capita, insomma, ci metto un anno a trovarlo. Però io c'è più un rapporto tra me e lui, ce ne stiamo da soli, parliamo, io prendo appunti, lo guardo, lo rigiro, ci gioco e scrivo. Poi lo do agli attori, dico ok, questo può essere un tavolo, hai parlato di Macbeth, ad esempio i tavoli di Macbeth, no? Prendo il tavolo, dico quello è il tavolo, cominciamo a giocare col tavolo. E io non intervengo mai. E ovviamente vedo cose che ho già visto. Questo, oppure ogni tanto vedo cose che io non ho mai visto, e quindi laddove vedo cose che non ho mai visto e vado letteralmente in scena con loro e provo a continuare a giocare con questa materia. Quindi improvvisando? Ma totalmente improvvisando. Quindi in qualche modo non è che non, che, cioè, come dire, non è che non lo, che non, come risposta allo scenografo di Carmelo Bene, non è che non lo so, non lo voglio sapere, è diverso, perché per me è fondamentale che qualcosa si palesi davanti ai miei occhi. Come faccio a capirlo? È molto semplice, o rido o piango. Se mi succedono di queste due cose significa che c'è qualcosa di interessante. E allora lì mi focalizzo. È veramente molto semplice, insomma. Per quanto riguarda appunto le scene, gli oggetti o le luci, si va avanti per tanti giorni interrogando la materia, ma è interessante perché quando interrogo la materia non penso al testo, ce lo lascio a casa. Il testo non c'entra niente. Se decido che in Macbeth c'è il tavolo del banchetto, noi stiamo una settimana a lavorare sul tavolo, non sul tavolo di Shakespeare, del Macbeth, del banchetto, no, sul tavolo. È un rapporto carnale tra gli attori e un oggetto. Puoi fare un esempio sulla tempesta di questo tipo? Ma, ad esempio, qualsiasi, la gerla di Caliban, tutti gli oggetti che vengono, poi nella tempesta ce ne sono davvero veramente pochi, quella trave di legno che è prima la trave quando entra Sebastiano, no? Nel testo c'è scritto che lui viene condannato a portare la legna, no? Poi la roba della legna continua, lui raccoglie la legna, Prospero mi perseguita perché sono troppo lento a trasportare, poi condanna Ferdinando a trasportare la legna, a catastare la legna, e Prospero dice non possiamo fare almeno di lui, ci procura la legna, ma che ce devi fare questa legna, mica? Perché è una roba fondamentale, capito? E io vado a dire, ma perché è sta legna, perché è così importante questa legna, no? Ma non una volta, ma incorre tipo 15 volte questa parola, no? E quindi siccome so che, cioè ormai un po' conosco questo signore, c'è sempre un motivo di ordine esoterico, non può essere la legna che fa il fogarello e mangiare salsicce sull'isola, insomma, no? E allora qui non mi sto a dire, ma insomma mi addentro in quei percorsi lì, per cui mi dico, ma nelle fiabe chi è che trasporta la legna? Che tipo di condanna è?
trasportare le legne iniziali, e quindi me ne vado da solo. Poi queste robe non le condivido neanche con gli attori, non è importante. L'importante è che io decido che la scenografia, e cioè la trasfigurazione visiva del testo, la generalizzazione immaginifica, non lo so, del testo, è il palcoscenico. Cioè l'isola è il palcoscenico. Non è una grande trovata, eh? Cioè, non è che ci vuole tanto leggere il testo, si capisce che più o meno è quello, insomma, è la metafora del palcoscenico. Io faccio proprio il palcoscenico, con delle assi particolari, perché qui ai tecnici di Torino gli ho detto: voglio delle assi antiche, originali, tarlate, una diversa dall'altra, che vanno assemblate, cioè, voglio una roba che abbia vissuto, deve essere caricata di luce, la gente ci deve aver usato, ci deve aver camminato sopra, eccetera, eccetera, no? E quindi per piglio un pezzo di legno e mi ci metto a giocare con quel pezzo di legno lì, perché ho deciso che quel legno è la materia di cui è composta la metafora isola palcoscenico, e da lì è nato ad esempio la scena di Miranda e Ferdinando con questa trave sulla schiena. È nato quello che noi chiamiamo il Golgota, quando a un certo punto la infilano per terra, eccetera eccetera. È nato il banchetto, perché poi a un certo punto c'è bisogno di poggiare, è così, è proprio materia viva che reagisce con i corpi degli attori e solo alla fine con il testo, perché altrimenti qual è il problema? Il problema sono le idee del regista, quello è veramente una tragedia. Perché ancora stiamo lì, capito? Ancora stiamo lì. E purtroppo, siccome queste idee del regista fanno piacere agli spettatori e ai critici, continuiamo a mettere in scena le idee del regista. E io penso che non ce ne frega niente delle idee del regista, perché se andate, abbiamo già fatto tutto, tutto, tutto. Se qualcuno qui ci sono degli scenografi, no? Cioè, se qualcuno ha delle dimestichezza con la scenografia, ho scoperto questo sito che si chiama Pinterest. Se voi andate lì c'è già tutto, basta mettere due parole, scenografi, stage, set design, che ne so, Ibsen, c'è tutto, hanno già fatto tutto. Pigli e copi un pezzetto, c'è già fatta la scenografia, non è quella. Diventa un decoro, non sempre, ci mancherebbe altro, no? Però spesso è un decoro, sia per il sipario, ah bello, c'è anche il velatino, tanta roba terribile, quando vedete il velatino dovreste alzare e andare, perché il velatino è proprio la... Quando non sapevi, il velatino è una proiezione, capito? Il velatino è quella roba che la compri, si compra, no? Se questa roba che arriva, tu ci proietti, non vedi dietro, poi a un certo punto accendi la luce, oddio, magia, c'è dietro. Insomma, è come un giochino, come la PlayStation, cioè la compri, ma non c'è niente di magico. E soprattutto perché non c'è niente di magico? Perché quella roba si può fare senza lo spettatore, senza l'immaginazione dello spettatore. Quando il teatro si compie senza l'immaginazione dello spettatore, secondo me è un teatro piuttosto scadente. Perché non si attiva il rito. Ecco, quindi per questo preferisco lavorare con pochissimi elementi di scena, perché l'immaginazione è collettiva, è lo spettacolo, che la prima scena, per chi l'ha vista, ad alcuni piace la prima scena, a molti piace la prima scena perché è molto impattante, ma la prima scena è un semplice telo cucito, si vedono anche le cuciture, e c'è una tipa che si dimena sotto un telo. Ora, le cose sono due: o vedi una che si agita sotto un telo, immaginando che ci siano due che fanno così dietro la quinta, ed è proprio così, cioè due attori che fanno così dietro la quinta, tutto in un'armonia collettiva, oppure stai sott'acqua, dipende da te, dipende da se sei disposto a partecipare alla visione, e quindi a partecipare attivamente, cioè senza di te non esiste niente, non c'è niente, senza di te c'è solo una che s'agita sotto un telo, senza di te spettatore, senza la tua visione, no? E questa visione è come l'energia, si propaga. Quando parlo di energia non è una roba metafisica, cioè no, è metafisica, è una roba soprattutto fisica, cioè è una roba calcolabile, sono gli strumenti che la misurano l'energia, è quello che muove il mondo. In questi ultimi 12 mesi nel mondo c'è un'energia di morte devastante, ma questa energia di morte non è che c'è solo in Palestina o in Ucraina, c'è ovunque questa energia di morte, anche in una discussione stupida ai margini di un marciapiede, dentro un ufficio, è la stessa cosa. Che si ripercuote in un modo da una parte e in uno dall'altra. E adesso forse mi sto un po' allargando, però tornando alla recitazione, ad esempio, perché il dialetto è più interessante? Perché traduce in energia i sensi, perché questo che mi dice animalo e me lo urlava in faccia, io non capivo cosa diceva, però ho capito che me devo star fermo più o meno, perché l'energia che lui emetteva traduceva in suoni, a me mi arrivava fisicamente addosso. Questa è un'altra ragione per cui quando sono in acustica, cioè quando sento
gli attori, la voce che mi arriva ha un altro impatto piuttosto che se esce da un amplificatore. È la stessa identica cosa, è un fatto fisico. È come accarezzare una persona davvero o abbracciarla davvero oppure farla con una riunione Zoom. Non è la stessa cosa. Funziona uguale, sì, se ti devi dire la lista della spesa, sì, ma siamo esseri un po' più, creature un po' più complesse, insomma, ecco. Bene, allora, andando avanti su questo, allora, l'isola è il luogo del teatro, Prospero, insomma, mi sembra di capire, anche il regista, e l'isola è anche l'isola dei suoni, quindi l'isola delle immagini, delle apparizioni, un'unità, quest'isola, come luogo, ma anche un'unità sonora. A questo proposito, il testo è ricco di didascalie di ordine proprio musicale, rumoristico, e ho trovato nel test, nel libro, appunto, un'indicazione al riguardo. Microfoni nascosti sotto la pedana amplificano e rimbalzano i rumori in terra, suoni riverberati, assordanti e vergognosi. E poi ancora, i suoni di sottofondo, seppur didascalici, sono preziosi alleati per sospendere il tempo e trattenere il respiro, per accedere a un'altra dimensione, di nuovo una visione iniziatica, diciamo. Ecco, però allora questa drammaturgia sonora, rumorosa, quindi non solo musicale, che gioco svolge in relazione al lavoro con gli attori nel processo di creazione? Ma con i suoni succede più o meno la stessa cosa che con le luci, che con gli oggetti, che con il testo, con tutto, insomma. Io forse ho una particolare ossessione per i suoni, insomma, penso tutto in termini di vibrazione e quindi in termini musicali, no? Per cui sin da subito io me ne vado in giro e registro suoni, quindi in giro per i viaggi o anche semplicemente in campagna dove sto io, no? Questo è stato, ho registrato i vermi di una compostiera, cioè una roba che non potete capire, ci sono infilato dentro con tutta la testa, perché è interessante che capire che cos'è questo suono, no? Se io prendo i suoni di una compostiera, cioè un gruppo di vermi che si sta mangiando degli avanzi, immagini pazzesco, che cos'è? Quale testo è questo? Qual è un testo in cui c'è un gruppo di persone che si mangiano degli avanzi o che si mangiano tra di loro? Perché può succedere anche questo, no? Allora, capite, questo significa comunicare ad un livello più sottile allo spettatore. Per cui se lo spettatore ascolta un dialogo in un termine borghese e in sottofondo, neanche se ne accorge, io gli metto i vermi della compostiera. È come se stessi comunicando ad un livello più sottile. Ma non è un inganno, eh? Non è un inganno, è semplicemente lo accompagno verso qualcosa di un po' più profondo che di un semplice dialogo in un interno borghese, perché i grandi drammaturghi solitamente quando scrivono dei dialoghi, è come dire, il dialogo è solo un pretesto per toccare qualcosa di più profondo. Io parlo di grandi drammaturghi, cioè non parlo di gente che scrive dialoghi. Se voi leggete, prima parlavamo di Aspettando Godot, se leggete Aspettando Godot è pura metafisica proprio, nel senso che dall'inizio alla fine non è quello che sembra, non perché sia assurdo, perché proprio c'è una, cioè, tra l'altro è un'opera estremamente musicale, forse la più fragile, perché è la prima che ha scritto da un punto di vista musicale, ma è totalmente musicale. E quindi, così come non uso i microfoni per amplificare i corpi degli attori e le voci degli attori, perché so che il microfono spegne il corpo dell'attore e spegne quel tipo di comunicazione energetica che c'è con lo spettatore, allo stesso tempo però mi diverte molto giocare con i rumori, con quello che accade in scena. Soprattutto quando il testo me lo permette, perché ad esempio nella scena della congiura, cioè quando Antonio e Sebastiano si parlano mentre gli altri dormono, stanno per uccidere il re, Shakespeare, che veramente lo scrive tante volte, ci dice chiaramente che loro stanno parlando nel sonno, mentre dormono, ma mi parli mentre dormi, sì, ma con la lingua del sogno, che strano dormire e parlare ad occhi aperti, e a un certo punto non so neanche come l'abbiamo tradotto con Donata, che poi non l'ho usato, però è mi parli mentre russi, tu è un russare, come fosse una roba del genere, ma c'è scritto tante volte, non lo sai, mi sembra che sia così, no, con Shakespeare non ti puoi sbagliare, perché lo dice tante volte, quindi la domanda è come faccio a rendere
questo dialogo altro, capito? Ma devi essere sottile, non devi fare, appunto, non lo puoi fare come l'ho fatto adesso io, lo puoi anche fare, però è il massimo, insomma, no? Ecco, lì i microfoni un pochino aiutano, ma con qualcosa di impercettibile, perché quella voce lì è in acustica, cioè loro parlano, però è anche amplificata con dei microfoni molto lontani, quindi è un pochino manipolata, per cui quella roba lì un pochino con una musica e un canto che li accompagna, con una partitura vocale bene, insomma, bene non lo so, perché so, diciamo così, orchestrata e messa in partitura, ci può aiutare ad andare verso quella dimensione lì, che è una dimensione metafisica, perché nella tempesta, se lo leggete, sono tutti in un costante stato stuporoso, dall'inizio alla fine tutti, cioè come se fossero in trance. Sapete quando si attraversano quelle fasi della meditazione in cui si arriva a dei livelli molto profondi di coscienza, quella roba lì, o lo stato alterato di coscienza, quando si prendono delle droghe molto pesanti, e tutti, allora, tutti sono vittime della magia dell'isola di Prospero. Laddove ciò non accade, ci pensa il vino, perché i tre si ubriacano tutti e tre e stanno tutti e tre. E non è un caso che il vino Veritas, forse, oppure no, dipende dai tre, decidono di uccidere Prospero dopo che sono ubriacati, insomma, no? E quindi io leggo il testo, ma non è quello che, cioè non è che se lo leggi una volta lo capisci, ci devi stare 6 mesi per capirlo, che, ma cavolo, sono tutti in uno stato alterato di coscienza, tutti. Anche Miranda, il primo dialogo, se voi lo leggete, lei si addormenta, lui la ipnotizza e poi si addormenta. Puoi entrare e poi gli dici svegliati, guardino, svegliati, andiamo a svegliare Caliban, capito? Tutti, sono tutti in balia di questo stato stuporoso, che in realtà è uno stato che dovremmo attraversare un po' tutti noi, a proposito dell'ultima frase di Jung, e cioè prima camminavo per le strade di Torino, dicevo, si sta preparando la recita del Natale, ma non la recita dei bambini, la nostra recita del Natale, che cominciano con gli addobbetti, che siamo tutti più buoni, dobbiamo fare i regali, io mi sono dimenticato la zia, questa è una grande recita, perché magari manco ce ne frega niente della zia, che dobbiamo fare, cioè, è comunque una recita, ci vestiamo in un certo modo, dobbiamo, è una recita, perché la bellezza del teatro è che non sei tenuto a recitare, puoi essere te stesso, è quello che dicono, cioè i grandi mistici, di tutti i tempi ci invitano ad uscire dalla recita, a rompere questo meccanismo, no? ad andare ad attraversare, magari non sempre perché sarebbe quasi insostenibile, ma ogni tanto uno stato di coscienza che è alterato, ma in realtà non è alterato, è la coscienza. Non so, forse ho detto una cosa un po' troppo complicata. Cioè la coscienza, essere presenti, non partecipare alla. O quantomeno, ok, vabbè, partecipo alla recita perché sennò quella si offende, zia Filippa, però comunque sono cosciente, capite? Allora, in Shakespeare questo c'è ovunque, qui è quella cosa dello specchio, è importante perché anche qui, anche in quest'opera, ad un certo punto cosa succede? Che questi naufragano e uno dice, ma guarda, i miei abiti sono nuovi, come quando li indossammo al matrimonio di vostra figlia, sembrano tinti di fresco, profumati, e quell'altro dice, ma che stai dicendo? Tutti stracciati i nostri abiti. Dicono questo, poi dice, ma qui la terra è tutta arida, nera, bruciata, e quell'altro gli dice, ma no, uno, il primo dice, qui tutto che erba verde, che natura meravigliosa, che profumi, che suoni, quell'altro dice, ma tutto bruciato, arido, secco, ma stanno contemplando la stessa cosa, no? E il terzo dice, sì, arido, ma c'è una puntina di verde, dice, no? Allora questo è lo specchio, perché in quest'isola in cui c'è questo stato alterato di coscienza, che sarebbe lo stato della presenza di cui parlavo prima della recita del Natale, è così evidente quello che succede, cioè tu vedi quello che sei, e non è un caso che le persone aride, bruciate, corrotte vedano quest'isola meravigliosa come una terra desolata, e non è un caso che Gonzalo, che è una persona pura, veda un'isola meravigliosa, e non è un caso che Sebastiano, nella quale c'è ancora una piccola speranza di salvezza, vede una puntina di verde. Non è una battuta buttata lì, capite che intendo, insomma? Sì, è una possibilità. Definisci questo processo autopsia, cioè proprio vedere con i propri occhi e non con quelli dell'uomo massa, della storia, sempre di nuovo, della critica, ma no, devo parlare di stagredi, perché in senso del genere, certo. Perché allora è chiaro che in realtà questo è un libro di critica,
ogni scelta di traduzione è una scelta critica. Certo, certo. Starà dopo ad altri decodificarla. Tu dai delle tracce. Allora, la scrittura di scena è un atto di conoscenza. Questo è emerso. È un modo di riappropriarsi di un senso e di un significato, di esplorare lungo direzioni, offrire stimoli e suggestioni per la sensibilità altrui. L'operazione è quella di un fare a pezzi l'opera, smembrarla, ricomporla, e in tutto questo c'è la speranza che possano sorgere, risorgere delle fonti di vita, ecco. A me interessano anche proprio i processi che stanno in questo lavoro, e per quanto riguarda di nuovo il testo che è qui presentato, fa riferimento all'uso di traduzioni antiche. E allora io volevo capire qualcosa di più sul motivo dell'uso di traduzioni antiche, anche ottocentesche, del teatro shakespeariano in Italia per la tua scrittura di scena. Cioè, anche alla luce di tutto quello che abbiamo detto, l'immediatezza, una lingua che oggi è, e poi però l'uso delle traduzioni antiche. Allora. In realtà quando. Siccome io sono un ignorantone, fondamentalmente, io parlo malissimo inglese, proprio, una cosa imbarazzante. E poi l'inglese shakespeariano. No, ben che non lo parlano neanche a Londra oggi. Ma tant'è che quando andiamo in tournée in giro per il mondo con Macbeth adesso con Tempesta, noi non usiamo mica l'inglese di Shakespeare. Noi usiamo la traduzione del mio testo, perché altrimenti non capiscono. Cioè, se tu vai appunto a Cracovia e ti leggono Shakespeare, non lo capiscono, perché non è facilissimo, insomma l'inglese alto, sì, alcune cose si capiscono, ma non tutto, insomma. Anche adesso in Cina? Assolutamente, sì, assolutamente. E lo spettacolo è appena tornato. Abbiamo fatto tradurre la mia scrittura di scena in inglese, dicendo traduci questo, non Shakespeare. Poi alcune frasi, certo, siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, magari lì dico, beh, facciamola quella proprio come è scritta, magari. I pezzi, quelli molto conosciuti, no, però soprattutto nei dialoghi dove lo spettatore deve capire immediatamente perché fanno così, e lì non possiamo metterci a tradurre con quell'inglese lì, insomma. No? Allora, è una cosa un po' complicata, nel senso che quando mi pongo di fronte al testo, io cerco di trovare un numero altissimo di traduzioni, anche 15-20, no? E le apro tutte aperte davanti a me. E quindi comincio. Prima frase in inglese, ok, dizionario d'inglese, e mi leggo tutte 15, anche 20, modi in cui l'hanno tradotto, insomma, e vado avanti, e leggo tutte le note, oltre a aver letto, non so, tipo 20-30 saggi critici, professori dei critici, o di studiosi, e lì inizio a scoprire delle cose, si aprono delle... Oppure capita spessissimo che mi pongo delle domande leggendo il testo e non trovo risposta da nessuna parte, e lì veramente fa molta paura quella cosa lì, perché mi sembra di... quanto uomo di teatro mi sembra di capire una cosa, ma secondo me questa è evidentemente così possibile che nessuno l'abbia capito, l'ho capito solo io, che non è che sia questa grande intelligenza, insomma, no? Ci sono molti episodi in cui mi trovo di fronte proprio a questi, non è una bella sensazione, perché poi sono sei solo, insomma, per fortuna appunto con Donato abbiamo un dialogo, quindi ogni tanto con qualcuno posso parlare. Allora, la cosa delle lingue, delle traduzioni antiche mi piace perché è bello l'italiano. È un italiano assolutamente artificiale, assolutamente musicale, e quindi quello mi... Poi non lo uso, però la fascinazione è proprio soltanto musicale, solo così. Non c'è nessun altro motivo. Cioè, appunto, Carmelo Bene immagino che usasse delle edizioni, delle traduzioni molto, quando l'italiano era un altro italiano, insomma. Non lo diceva, ma lo faceva. Lo faceva. Tu lo dici? Io lo dico. Ma sì, ma figurati, tanto io non sono Carmelo Bene, quindi non mi devo curare della mia biografia per i posteri. E quindi questo sì, è soltanto la motivazione solo di ordine musicale. E cerco di scrivere un italiano, di riscrivere in un italiano che sia dicibile e cantabile, tant'è che lo faccio ad alta voce. Quando riscrivo la frase come la scriverei io la scrivo e poi la recito. Siccome sono anche un po' dislessico, se mi riesce a me, immagina quando lo faranno gli attori, insomma, e quindi vuol dire che significa che funziona. Poi penso anche ai sovratitoli, perché siccome noi giriamo molto all'estero, questo per me è anche un tema. Quando lavoro ad esempio con altre lingue, tipo io Giacomo Ciliegi l'ho riscritto io in italiano, no? Quindi,
conosco il cirillico, no? Però ad esempio quando lavoro con altre lingue uso l'inglese, perché l'inglese ha una grande capacità di sintesi, per cui lo spettacolo in inglese dura circa 20 minuti in meno se lo recitate in inglese piuttosto che in italiano, insomma, e questo mi aiuta molto, o anche in francese se ci sono delle traduzioni mirabili come ad esempio quelle di Peter Brook, di Carrier, eccetera, no? E tutto ciò soltanto per conoscere il testo, per capire il testo. Poi succede che per La tempesta è una cosa strana, perché io non lo traduco mai integralmente, che me ne importa, cioè nel senso che mentre vado avanti, se capisco che questo passaggio, questo passaggio serve a Shakespeare per spiegare allo spettatore quella roba lì, ma lo posso fare in un altro modo? Sì, ok, taglio. Anche perché bisogna fare i conti con questo, che oggi nell'epoca dell'immagine, immagine pornografica, per tornare da meno bene, ma non l'immagine interiore, si sta spegnendo la capacità degli spettatori di decodificare immediatamente le parole. Stanno succedendo due cose molto gravi contemporaneamente. Allora, uno, gli attori non sanno più evocare, per cui quando un attore entra in scena e dice qualsiasi cosa, tu hai delle visioni. Questo accadeva nel grande teatro, questo era il teatro greco, perché era il teatro di parola? Perché attraverso la parola lo spettatore aveva delle visioni. Questa cosa si sta spegnendo sempre di più, questa capacità, questo talento. Non lo so perché, forse sarà per colpa dei microfoni, per colpa delle fiction, perché forse per colpa del fatto che il teatro fa il verso al cinema, non lo so per quale motivo, ma questa cosa si sta spegnendo, perché non c'è la scuola, non lo so, è sempre più difficile, e di contro si sta spegnendo la capacità degli spettatori di capire immediatamente, di decodificare immediatamente un numero impressionante di parole. Beh, impressionante, vuol dire, no? Perché tu dici, ma sai, la profondità del testo, sì, ma se io dico essere o non essere, questo è il problema, no? Finito, basta. Tu hai questa difficoltà? No, io come spettatore sì. Assolutamente, certo, io sono figlio della mia generazione, insomma, che è cresciuto con i cartoni animati e la televisione, cioè, ho letto molto, insomma, ovviamente ho cercato di fare qualcos'altro oltre a guardare televisione e cartoni animati nella vita, però di fatto sono e siamo figli di quella degenerazione lì. Ma non c'è niente di, è un ciclo, non c'è niente di, tra l'altro il linguaggio è una convenzione, quindi noi ci siamo persi storia, anche io, voglio dire, va bene. L'importante è che non si è sostituito con qualcosa di peggiore, perché quello è il dramma, perché se torniamo, voglio dire, se facciamo un passo indietro e torniamo a quello che c'era prima del teatro, e cioè il rito, allora io ci sto, cioè all'incarnazione di forze, alla collettività, al fatto che tutto è spirituale, al fatto che si entra in connessione con una foglia che cade dall'albero e con tutto ciò che accade a migliaia di chilometri di distanza. Ci sto se quello è il prezzo, se il prezzo è il provvedimento del linguaggio per questa società pornografica. Per pornografica intendo le immagini del telefonino, per capirci, cioè il fatto che oggi, perché l'immagine è una cosa meravigliosa se nasce da dentro, ecco, quello che prima vi parlavo del fatto che lo spettatore vede, immagina, Shakespeare lo diceva agli spettatori, ai suoi spettatori. Parli tanto di Leonardo da Vinci, il trattato di pittura. Assolutamente sì, perché lui invita ad addestrarsi a questa arte della speculazione, cioè lui dice ai suoi allievi, dice non stare lì a metterti a disegnare i mostri, le fate, guarda le macchie nei muri, guarda le pozzanghere, guarda le nuvole, no? Allora là dentro troverai delle figure che tu non potrai mai immaginare per quanto sono bene, allora cosa fai? Le prendi e le metti su carta. Questo è quello che cerco di fare con la scrittura di scena, per questo vi dicono, non è che vado lì e dico fai questo, io interrogo la materia, a un certo punto accadono delle cose e io le prendo e le metto nella composizione. Questa cosa è stata scritta anche da Paul Klee, è stata scritta e teorizzata da tanti artisti che si sono occupati di musica, di letteratura, i famosi consigli ai giovani scrittori, di pittura, come se ciclicamente ce lo dimenticassimo. Poi purtroppo siamo vittime dell'arte concettuale degli ultimi 100 anni, quindi siamo rovinati praticamente. Quindi questa roba va. Per questo in realtà il ruolo della critica è fondamentale, perché bisogna ribadire le parole dei poeti, bisogna ribadire le parole dei maestri, insomma, no? Anche la tecnica, perché questa è tecnica fondamentalmente. Beh, quindi allora, tirando anche un po' una sintesi, emerge una concezione della scrittura di scena come condensazione, unitarietà, riappropriazione di un significato, condensando ancora di più La tempesta in 1 ora e 35 minuti di spettacolo, nella quale si susseguono poche ma molto significanti azioni, evocative azioni.
Questo chiaramente, effettivamente, è proprio in contrasto con la nostra fruizione quotidiana dell'immagine della parola nella loro frammentazione somministrata attraverso piccole dosi di oppressione. Questo purtroppo è effettivamente ciò che è il prezzo che paghiamo di una contemporaneità avanzatissima, ma al tempo stesso anche frantumante del significato. Ecco allora che effettivamente l'approccio al teatro torna a essere atto di conoscenza, che poi fornisce anche lo strumento dello spettacolo, cioè senza rinunciare allo spettacolo. Perché tu dici giustamente, sì, è rito, ma se fosse solo rito, allora non dovremmo neanche far pagare il biglietto. Assolutamente. È uno spettacolo, è qualcosa di diverso. E chi l'ha visto, penso, come del resto la tournée internazionale dimostra, ha visto un felice successo. Allora, lavorando in questa direzione, capiamo che tutto sommato una speranza c'è ed esiste, ed è anche il motivo per cui forse ci si reca a teatro, per una speranza. Ma allora, posso solo dire una cosa, per spiegare questa cosa della parola pornografica, perché non vorrei che fosse fraintesa, no? Nel suo ultimo libro, Ilman, che però non è un libro di intervista, parla appunto di immagini pornografiche e parla di animismo, no? Di anemia, cioè il fatto che l'anima si sta spegnendo, no? Lui la chiama anima, è solo una convenzione, la possiamo chiamare, avete capito di cosa, siamo tutti cattolici, però più o meno è quella cosa lì, che ognuno chiama in un modo diverso, insomma, no? Perché le immagini ci stanno mangiando l'anima? Perché le immagini le immagini intendo quelle che ci combinano ovunque praticamente. E poi è dimostrato ampiamente ormai, insomma, l'altro giorno ho visto un'intervista della Gabanelli in cui dice, ma i figli di quelli che inventano sta roba, ce l'hanno questa roba? Cioè il figlio di Bill Gates ce l'ha lo smartphone? No. La risposta è no. Nessuno, non solo non ce l'hanno, ma loro proibiscono ai babysitter di avere il telefono nelle ore in cui stanno con i bambini, insomma. Loro sanno benissimo cosa sta succedendo, insomma. Sta succedendo una cosa molto grave, a livello neuronale, poi quindi anche a livello spirituale di conseguenza, insomma. A livello di scrittura, di grafia? Di tutto, perché l'atto dello scrivere è un atto fisico, appunto, si scrive con il corpo. E allora qual è la differenza in termini teatrali, per farvi capire ciò che intendo? Se io uso una videoproiezione, se io uso ad esempio, un esempio che ogni tanto faccio, ma ne potrei fare anche, è sempre la stessa cosa, se devo fare lo spirito, lo spettro, no? Sapete che in Shakespeare c'è sempre il soprannaturale, qui è piano di soprannaturale, no? Se devo fare lo spettro del padre di Amleto, posso decidere che ad esempio uso una videoproiezione, no? Cioè proietto un faccione con la barba bianca, che somiglia o meno all'attore, che dice Amleto, sono tuo padre, vendicami perché tuo zio, da, 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 da. E lo spettatore dice, ma bello, magari è un po' impattante, immagino una proietta enorme, con degli occhi, no? Con una voce bassa, tutta amplificata, no? Ma funziona, drammaturgicamente non fa una piega, lui dice ok, quello è il padre, quello è il figlio, ci sta. E non è che è peccato questo, no? Ma lo spettatore è passivo, è come al cinema. Cioè, ma tu stai così, mangi il popcorn e guardi il film. Non è che senza di te non si fa il cinema, si fa uguale. Il teatro senza di te non si fa. Io amo molto il silenzio. Quando nei miei spettacoli si crea il silenzio, io ho un piacere che veramente di ordine proprio pura trascendenza, perché il silenzio lo chiamano gli spettatori. Quando la Duse entrava in scena e aveva una voce molto flebile a proposito dei microfoni, lo spettatore, pur di ascoltarla, non respirava neanche. Vi potete immaginare l'energia che c'era in scena? Questa faceva le pause, cioè, capito? Questa faceva le pause, era un marziano questa donna, non si può neanche immaginare cosa, perché creava proprio un'atmosfera diversa. Questa parola la usa molto meglio, dell'atmosfera, del teatro, dell'atmosfera, cioè dentro questa sala sta succedendo qualcosa di metafisico. Dice, ma stiamo vedendo Pirandello? Ho capito che stai vedendo Pirandello, però in quel minuto lì è successo, c'è stato un momento metafisico, capite cosa intendo? Quindi se la domanda è, ma come faccio a sostituire il faccione con la videoproiezione, l'amplificazione della vocione, eccetera, eccetera, con un attore che ha il talento di essere spettrale. E quindi lui entra in scena e lo spettatore all'inizio c'è la convenzione, dice ok, credo, ti credo, tu sei lo spettro, ma poi io devo avere questa sensazione, devo avere paura.
e questa cosa è potente, perché se tu vedi il faccione, dici, vabbè, ci sto, ma figo, fatto benissimo, bellissimo, l'idea del regista stupenda, sì, okay, beh, è successo qualcosa? No. Se adesso vi dicessi, vi devo dire una cosa, dietro questa parete, prima di entrare, ho ucciso una persona, quindi c'è un morto qua dietro. Ma non sto scherzando, eh. Cioè, se vi dico questo, l'aria qua dentro cambia. Questa è drammaturgia, no? Ho detto una cosa, sarà vero o non sarà vero? Allora, capite cosa intendo? Deve succedere qualcosa, a livello energetico, allontanare. Chissà se sarà vero. Questa è una provocazione che ha fatto, no, provocazione, ne parla Bresson, lo scrittore, il regista, non il fotografo, e il regista quello vecchio, perché ci sono due di Bresson, esatto, lui, per me è lui il regista, insomma, e capite cosa intendo? Quindi la manifestazione spettrale di una creatura soprannaturale in scena accade, può accadere soltanto con la partecipazione dello spettatore, immaginativa dello spettatore, altrimenti è semplicemente una trovata. Ripeto, non c'è nessun giudizio estetico in quello che sto dicendo, può essere uno spettacolo meraviglioso, ma non succede quella cosa lì. E io credo che il teatro debba il più spesso possibile accadere quella cosa lì. E non è un caso che, voglio dire, adesso il cinema è morto, ne siete accorti, insomma, no? Ok, il cinema è morto, è campato 100 anni, niente. Sembrava la cosa, il cinema, niente, è durato 100 anni, niente. Il teatro si da 3.000 almeno, anche di più, dipende insomma da dove lo si va a pescare, insomma, no? Perché? Perché anche se il mondano, perché il Carignano, insomma, un bel teatro del mondano, borghese, insomma, anche lì è un rito mondano, e anche all'interno del rito mondano ci si deve permettere il lusso di far accadere anche per pochissimi istanti quella cosa lì, quel momento lì di condivisione collettiva, di ordine, diciamo, leggermente non appunto ordinario, chiamiamolo soprannaturale, metafisico, chiamatelo come volete, spirituale. Io lo so che sapete, anche quando vi addormentate, io quando ero giovane andavo a teatro e vedo certi, tutti che dormivano, poi però anche ci stava bene anche quello, va bene anche quello, ti risvegli, quello aiuta poi, perché poi in realtà quando, prima di addormentarti, quella è un'esperienza metafisica. Il momento in cui prima di addormentarsi, un attimo dopo di svegliarsi, è un'esperienza metafisica, come quando si nasce, come quando si muore, cioè non sono tante, lo proviamo 2 volte al giorno, capite che figo, no? Poi ci sono delle pratiche per cui uno riesce, lo vuole provare un po' più spesso, la meditazione, che ne so, quella serie, insomma, no? O il teatro, a un certo punto sai quando proprio non capisci dove stai, cosa succede, anche per un minuto, per 30 secondi, è quello, quei 30 secondi vale veramente... vale un abbonamento, ecco, 30 secondi. Cioè, se io sono convintissimo di questo, altrimenti non starei qui, insomma, farei altro. E desiderano le persone in sala sottoporre qualche quesito, anche qualche curiosità, fare qualche domanda? Nel caso abbiamo qui un microfono. Ci sono, prego. Le porto un caffè. Per assurdo è privilegiato chi mette in scena Shakespeare in traduzione, perché una compagnia inglese si trova con questo nostro stato della lingua, di quei testi che tutti conoscono, non può ricreare questa magia del... immagini dei corpi ma anche dei suoni. Sì, senz'altro un attore inglese può giocare, io tutte le volte vedo Shakespeare in inglese rimango delusa per questo testo che irrigidisce. Traduzione, ho visto l'Amleto di Peter Brook che è nominato in francese e mi sembra che cogliesse proprio lo spirito. Sì, sì, sì. Quindi è vero che la traduzione in un certo senso è un vantaggio e non uno svantaggio, almeno nel caso di Shakespeare. Puoi rispondere anche approfondendo il tuo sguardo al lavoro di Brooke con Carrière, che affronta proprio questo problema della traduzione, dall'inglese all'inglese. Ma io ho letto molto, ho studiato molto, credo di aver letto tutto quello che è stato pubblicato in italiano di Brooke e anche di Carrière, e quello che loro hanno fatto insieme su Shakespeare e anche su altri autori, su Shakespeare, per esempio, il loro Giardino di Ciliegie è stato per me fondamentale.
tutto, non solo la traduzione, ma anche tutto l'apparato critico. E, tanto per dirne una, Carrier usa questa parola, questa definizione, le parole radianti. Dice che in Shakespeare ci sono le parole radianti, per cui proprio da queste parole irradia. E quando l'ho letto la prima volta dico, ma ok, prendo atto, ci sono le parole radianti. Poi quando lo rileggi, senti che queste parole tornano, ma come veramente come un mantra. C'è una costellazione impressionante, per cui ogni tanto, boom, ritorna questa parola. Per esempio, io amo molto Relia, che è uno dei miei grandi sogni. Ad esempio, la cecità e la vista, insomma, no? Vedere, oppure ad esempio le eclissi, no? di luna e di sole, quindi il fatto che le parole radianti che riguardano proprio l'accecarsi, il vedere senza gli occhi, come ad esempio, che ne so, altri autori che amo come Edipo, come Sofocle e Edipo, piuttosto che Fine di partita di Beckett, c'è questo rapporto che c'è tra l'accecarsi e l'attivare la vista interiore, no? E in Shakespeare è straordinario perché lo trovi anche riprodotto ad altri livelli, come ad esempio nelle luci. Per esempio nel Relia ci sono continue eclissi di sole e di luna. E che cos'è se non accecare il sole e l'eclisse? A conseguenza della quale succedono che i figli si ribellano ai padri. Per cui vedi che leggendo a fondo il testo non solo ti dice quali sono le parole radianti, cioè qual è il fatto, ma ti dice anche come metterlo in scena. Ti dice anche le implicazioni, ad esempio, chiamiamole luminotecniche, non so, no? di come realizzare la luce. Questa roba dello Shakespeare ingessato è assolutamente vero. Per fortuna ci sono molti studi ultimamente in cui c'è un professore in particolare con suo figlio, che è un attore, che sta cercando di ricostruire e di dimostrare che non è quello l'inglese che usavano, non è quella la musicalità. Soprattutto che è noioso, tu non lo puoi recitare tutto così, una roba insostenibile, insomma. La più grande soddisfazione, una delle più grandi soddisfazioni critiche della mia breve, miserabile carriera è che 3-4 anni fa abbiamo portato Macbeth a Girona, in Spagna, e dopo di noi c'era la Royal Shakespeare Company. Cioè prima c'eravamo noi nel teatro ridotto, e poi la sera dopo la Royal Shakespeare Company, il teatro quello enorme, no? Con 20 attori, un apparato di luci che non lo voglio neanche dire, tipo 80 motorizzati, una roba impressionante. Io vado a vedere lo spettacolo, lo sapevo che mi sarei annoiato, ma non pensavo così tanto, proprio. Soprattutto perché gli attori erano bravissimi, non bravi, bravissimi, degli attori pazzeschi, come tutti gli attori inglesi. Io non so come facciano questi inglesi a sfornare tutti questi attori bravi così, ma una roba impressionante. La soddisfazione qual è stata? Che dopo qualche giorno mi mandano la rassegna stampa e un giornale ha scritto i sardi lo fanno meglio. L'unica recensione che conservo, non incorniciata, ma la conservo cartacea, perché mi sono fatto spedire il giornale, perché questa è veramente una grande soddisfazione. Per la stessa, ma non perché, per quel motivo lì, perché è come se si fossero auto ingessati. Infatti un altro grande rimpianto è che prima del lockdown, cioè a maggio del lockdown, noi avremmo dovuto presentare Macbeth al Barbican a Londra, c'erano già i biglietti venduti e non siamo mai più riusciti a portare. Quello mi è veramente dispiaciuto tanto, ma non per dimostrare chissà cosa, ma anche per mostrargli, come dire, quella cosa lì, tradotta in un'altra lingua, e messa in scena da un branco di sconosciuti sardi mezzi rattoppati, può in qualche modo, chissà perché, ma forse perché la sorgente è la compagnia, e la sorgente è il desiderio di farlo con poco, senza grandi mezzi. Questo è quei due elementi di cui parlavo all'inizio, insomma, quindi quella sono perfettamente d'accordo. Buonasera. Volevo chiederle, l'alchimia che lei infonde in questa, nei testi, no? nella preparazione, la ritrova sempre con qualunque pubblico? Cioè, in particolare, per esempio, La Tempesta, visto che l'ha portato in scena in Europa, l'ha portato in scena in Cina. E con questa alchimia l'ha dovuta in qualche modo modificare per trovare delle risonanze particolari anche col pubblico diverso, oppure è qualcosa di stabile, ecco, che non si cambia? Ma
Ne parlo? Per la Lituania. Ah, sì. Per la Lituania. Ah, sì. Quando ha interrotto la scena dei nobili per inserire una la scena. Ah, sì, ah, è vero, certo, certo. Sì, quello è successo perché sentivo quel pubblico. Perché io faccio due cose veramente molto crudeli, per me crudeli. Uno, che mi siedo nel pubblico, e poi che poi quando, durante la lockdown era meraviglioso, chiuso perché c'era la maschera, non che adesso sia conosciuto, non so, Brad Pitt che cammina, però ad esempio a Roma mi conosco, quindi non lo posso più fare, no? Io vado in mezzo al pubblico e sento, ed è dolorosissimo, una roba terribile, perché dicono di tutto. Ah, spesso dicono cose positive, ma quando dicono quelle negative, perché a me è fondamentale, il teatro si fa per il pubblico, non se ne esce da questa cosa qua. Quindi lì sì, lì è successo, magari adesso se volete lo racconto, è successo che sentivo proprio che lo spettacolo era noioso, fino a un certo punto era noioso. E quindi mi chiedevo, ma non è possibile, perché siccome Shakespeare c'è questa sapienza per cui usa la comicità anche per rompere, per tanti motivi, uno di questi è per rompere il ritmo, no? E questi comici arrivavano da testo, dopo un'ora di spettacolo, ma dico, ma non è possibile, non è da lui. Poi l'ultimo, insomma, è diventato bravino a scrivere il ragazzo, quindi non è da lui. Quindi secondo me c'è qualcosa che non va nella trascrizione degli stampatori del copione, secondo me c'è qualcosa che non va. Allora in Lituania abbiamo fatto due repliche. Dopo la fine della prima replica ho parlato con gli attori e ho detto, vai, domani voglio provare a fare un esperimento, però è un po' complicato. Poi gli dico sempre, oh, se volete non lo facciamo, sapendo benissimo che se mi dicono di no, poi lo facciamo uguale. Però gli dico sempre, non è che vi obbligo, capisco che siete stanchi, domani che vi viene un'altra lingua. E quindi ho preso la prima scena dei comici e l'ho proprio, non so se questa è alchimia oppure proprio qualcosa di un po' più, l'ho proprio infilata dentro la scena dei nobili. Cioè ho spaccato in due la scena dei nobili e ci ho infilato dentro quella dei comici. Ho detto, vediamo quello che succede. Se me la senti tanto il testo è uguale, dici sì, il testo è uguale, però non è esattamente uguale. E ovviamente ha funzionato tantissimo, al punto tale che non solo il ritmo dello spettacolo ci ha guadagnato, ma ci hanno guadagnato anche loro. Ci hanno guadagnato sia i comici che i nobili. Perché tutta quella roba dei nobili era anche pesante per loro da fare, perché stavano tanto in scena e sentivano che il pubblico faticava a seguire la storia, no? Quindi non è facile per un attore quando... E pensate che l'ho tagliato tanto, insomma, nonostante questa roba... Quindi sicuramente io ascolto sempre il pubblico e sicuramente, siccome io prendo molto seriamente i miei maestri, per me il teatro esiste soltanto... cioè per me il teatro si occupa di archetipi. Il compito del teatro è creare miti, a me di tutto il resto non me ne frega niente. Proprio lo dico, poi so che lo devo fare il resto, i dialoghi, facciamo spettacolo, facciamo questo, poi faccio la conferenza, io faccio tutto, però sapendo che per me questi due punti di riferimento, il teatro si occupa di archetipi e il compito è creare miti. Una volta che tu ti occupi di archetipi, quindi li vai a cercare gli archetipi, ammesso che lo sappia cosa siano, perché anche questo bisogna addestrarsi a trovarli, a riaccenderli in scena, e una volta che hai capito che il compito del teatro è creare miti, cioè come dice Angelo Brelic, fondare la realtà, perché questo è il compito del mito, è chiaro che se lo fai a Bogotà, lo fai a New York, lo fai in Cina, lo fai in Uganda, li vogliamo chiamare archetipi collettivi, immaginare quello che chiamate, come vi pare, è sempre quella cosa lì. E quindi questa forza è sicuramente grazie a Shakespeare, ma grazie al fatto che per me è fondamentale, io mi concentro proprio su quello, per cui se c'è un omicidio, un tradimento, un infanticidio, è l'archetipo di quella cosa lì, non è il fattarello. Cioè a me perché la prosa non mi interessa, perché non me ne frega niente, accendiamo la Rai, vediamo le fiction, ma no, il teatro ci deve essere l'archetipo di quella cosa lì, l'archetipo sempre dell'ambizione, non l'ambizione, la storia di uno che vuole diventare re, perché me ne frega, cioè, ma ancora, basta, cioè, non è che uno va a teatro, mica andrete a teatro per sentire delle storie, cioè, uno va a teatro, la tempesta non sono stato il primo a farla, l'ho fatta quante volte, no? Non è quello il motivo per cui si va a teatro, non me ne frega niente della storia, non me ne frega niente neanche a voi della storia, anche se pensate che vi freghi della storia, no, però ho capito, l'ho seguita, ma non me ne frega niente in realtà, nel profondo non me ne frega niente. Che non è quello il luogo, molto semplicemente. Faccio questo esempio e chiudo, per farvi capire quanto per me è importante il pubblico. In questi giorni in questi due anni, insomma, sto studiando seriamente la tragedia greca, no? E in particolare mi sto concentrando sul mito di Edipo e sulle opere di Sofocle. E a un certo punto, come dire, grazie appunto a molti saggi di molti studiosi,
solo perché magari ti aiutano a dare il nome a quella cosa che tu hai già incontrato, magari non hai gli strumenti critici per dargli, per dare un nome a questa cosa, perché magari non hai letto tutta la drammaturgia antica in greco antico, che posso fare tutto. Allora loro la chiamano l'ironia tragica, perché sapete che il comico, il satirico, che è la nascita del teatro, perché lì nasce Dioniso, poi viene la tragedia, a un certo punto è come se, sempre per colpa di Aristotele, tra le tante colpe, lì non ha fatto tanti danni, però è come se a un certo punto ci fosse, cioè, la tragedia c'è la commedia, ma non è vero proprio che è così. È come se la commedia fosse una roba per ridere, ma non è vero proprio che è così, esattamente il contrario. Cioè da dove non si riesce a toccare, da dove nel linguaggio, nella filosofia, nel teatro riescono a dire qualcosa di esoterico, lo può solo la comicità. Vi posso garantire che è così. E quindi troviamo questa ironia tragica, no? Ad esempio, in Edipo, più o meno conoscete la storia di Edipo, no? Si sposa la madre, fa il giace con la madre, ci fa quattro figli e ammazza il padre, no? E io oggi mi dico, beh, non è che tutti lo sappiano, cioè, non posso dare per scontato che tutti lo sappiano, no? No, magari io ad esempio vengo da una famiglia molto povera, tutti i miei parenti, se glielo chiedo non lo sanno, non lo posso garantire, non lo sanno, non sanno neanche chi sia Edipo, no? E quindi io me lo pongo questo problema come regista, come autore, no? So che gli spettatori non lo sapranno, a differenza degli spettatori del teatro di Atene che sapevano tutto, conoscevano perfettamente la storia, questo mi deve essere ben chiaro, cioè Sofocle non ha inventato nessuna storia, capite voglio dire? Lui ha soltanto attivato dei meccanismi da investigatore, come dire, lo so come va a finire, ma qualcosa non sanno. E ad esempio lui gioca sull'accecamento, quando Tiresa gli dice tu adesso vedi, ma un giorno non vedrai, poi quando sa che, ecco, sei accecato, ecco, solo questo è la cosa, che il resto sapevano tutto, la madre, del figlio, eccetera, eccetera. Quindi l'ironia tragica, io dico, ok, l'ironia tragica c'è, ma se lo metto in scena così com'è, non appare, diventa una roba, noi stavo per dire pallosa, noiosissima, in italiano, che è una lingua, capito, lì era tutto cantato, era cantato il coro ed era cantata la recitazione. Quindi poi è tutto triste, tutto veramente, capito, come una Marchesina, e la morte. E quindi l'ironia tragica, che era fondamentale, la devi ricostruire, te la devi inventare, questa è la scrittura di scena. Perché quando Edipo dice, popolo di Atene, io vendicherò Laio come fosse mio padre, tutti ridevano. Perché dice, è tuo padre, disgraziato, capito? E oggi non ride più nessuno perché non lo sanno. Capite che... Allora io dico, come faccio a farli ridere? È inutile che questa frase detta così non significa niente, non la posso usare. Cioè la posso fare se vado in scena al liceo classico dove hanno appena tradotto tutto Sofocle, che magari si spera che si ricordino almeno la trama, ma è un pubblico popolare, che per me è il pubblico di Shakespeare, cioè l'ignorante, l'analfabeta, il disgraziato, l'assassino, la prostituta e il re. E i colleghi, i poeti, aristocratico, tutti stavano lì, per questo è più grande, perché parlava a tutti. Allora il mio compito, non so se ci riuscirò, non so come farò, ma è questa ironia che è sottile dall'inizio alla fine, come la ricreo, capite che vuol dire? Questo ha a che fare con la traduzione, quindi io se lo traduco per la carta lo posso pure scrivere così, popolo di te, non mi ricordo come dici, però insomma, vendicherò come se fosse mio padre, e lo traduco così, però no, io devo sapere che questa cosa è scritta così perché deve far ridere, capite? Beh, fa piacere sapere che ci sono dei tempi non produttivi, ma puramente esplorativi di ricerca dietro la creazione di uno spettacolo. È un lusso faticosamente guadagnato che è giusto preservare, è giusto anche ringraziare chi lo rende possibile e auspicare che si continui, perché poi dà l'occasione, come stiamo vedendo, di effettivamente parlare per un pomeriggio di qualcosa di interessante. Il libro, a mio avviso, mantiene una complessità di cui speriamo possiamo aver potuto dare cenno. I riferimenti, c'è cioè tutta una costellazione molto ampia teorica, le cose anche ritornano a distanza di molte pagine, sono emerse qui delle tracce, ecco. Speriamo di aver lasciato la curiosità per l'approfondimento e anche per suggestioni che sono sicuro il regista apprezzerebbe molto anche in futuro, in merito allo spettacolo, in merito a
al lavoro e alla ricerca teatrale. Se non vediamo altre domande, facciamo un saluto, innanzitutto un augurio alla compagnia per lo spettacolo che sarà in scena fino al 19 novembre. Per il tempo e per il dialogo prezioso di questa sera e al Centro Studi del Teatro Stabile, ad Anna Perone e Davide Giovanninetti, per aver creato le condizioni per questo nostro incontro. Grazie.